simula il mio braccio. Sì. Se vuoi, cioè è un braccio robotico con una mano robotica, ok? Ed è teleoperata da un sistema di teleoperazione. Se voi vedete qui la Porsche di comando, di qui sarebbe carino prendere una fotografia se potete. Se vedete di qui c'è quella telecamera che inquadra la mano. E quindi questo diventa un po' il dispositivo, diciamo, per cui io in qualche modo. Non so se posso farlo funzionare. Come si muove? Si muove? Sì. Ok. Beh, che è anche una cosa positiva. Ok. Quindi sostanzialmente, se voi vedete qui, io cambio il mio punto di vista e quindi potrei andare ad afferrare degli oggetti, ok? La cosa importante, oltre ad afferrare degli oggetti, io che cosa riesco a fare? Riesco anche ad avere un ritorno di forza. Vai, se metti l'oggetto, io lo posso afferrare questo oggetto qui e sento le forze sulle dita. Quindi in qualche modo è come se io avessi, perché uno dei maggiori concetti che c'è nella robotica, nella tecnologia, è di remotizzare il tatto, cioè remotizzare i sensi. Che cosa fa un telefono? Un telefono praticamente è come se spostasse il mio orecchio a New York, ok? Cosa fanno le telecamere che avete voi? Spostano i vostri occhi da altre parti. La mano, questo dispositivo qui sposta la mano, quindi sposta il tatto da altre parti, che è assolutamente una cosa difficile. Quindi potete immaginare applicazioni di tipo medico, applicazioni per esempio anche quando è successo quel disastro a Fukushima, io potrei andare, invece che mettere qualcuno che va lì, mettere una mano robotica e io teleoperarla con feedback di tipo tattile, ok?